Gara, sì? Sì? Abbiamo la linea ancora RDS? Diamo la linea, prego. Thank you Jerry, grazie. Allora siamo arrivati al momento dei giovani ancora una volta. Anche questo gruppo è stato scelto tramite i nostri ascoltatori, tramite i messaggini SMS. Loro sono napoletani e per il loro esordio hanno deciso di cantare una grande canzone di Adriano Celentano. A te Jerry. Sì, ah, l'ho sentita in radio, mi fa impazzire. Sto qui in prima fila a godermili. Loro sono i 19 con Storia d'amore, Storia d'amore, vai! Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog che è dedicato alla grandissima manifestazione estiva che è stata un disco per l'estate. Siamo davvero alle battute finali perché oggi vi racconto la terz'ultima edizione di questa manifestazione che, come ricorderete, è nata nel 64 e poi si è conclusa nel 2003. Oggi vi racconto quindi l'edizione, se non sbaglio la 37esima edizione del disco per l'estate, che è tornata a San Vincent, perciò possiamo dire di San Vincent. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Un disco per l'estate del 2001 va in onda su Canale 5 in una sola serata alla fine di giugno del 2001. E a presentarlo per la seconda volta consecutiva sarà Jerry Scotti. Andrà in onda, come ho già detto, da Canale 5 e sarà la 37esima edizione, che sarà un'edizione molto molto particolare perché gli artisti in gara, che non sono tanti, sono 7 i big in gara e ci sono 3 nuove proposte, presenteranno almeno, dico almeno, una cover. Perché quest'anno viene deciso che i cantanti in gara non solo presentano la loro canzone dell'estate, ma presenteranno anche una serie di cover per omaggiare il disco per l'estate che è arrivato a 37 anni. Perciò dovranno cantare non soltanto la loro canzone, ma anche una canzone della storia del disco per l'estate, di 37 anni di vita. Quindi vi proporranno i brani storici delle passate edizioni, oltre che un loro successo, chiaramente. Ad accompagnare gli artisti questa volta c'è un'orchestra, 25 tutte donne, un'orchestra di 25 donne musiciste diretta da Gianni Mazza. Gli interpreti, come detto, sono 7 e saranno i seguenti: Luca Barbarossa, che canterà Viaggio di ritorno, chiaramente vi dico la canzone principale, la loro canzone, il loro successo di quell'estate. Carlotta canterà Caress tu a, ci sarà Spagna, canterà Quella carezza della sera, cover della canzone famosissima di Nutroz, che è anche proprio un singolo del suo disco di quell'anno. Gigi D'Alessio canterà Il cammino dell'età, Massimo Di Cataldo, Il mio tempo, Mattia Basar con Dolce canto, Michele Zarrillo canterà Cercandoti. Ognuno di loro canteranno anche le canzoni, appunto, nella storia di un disco per l'estate, di cui non ho i titoli purtroppo, perché già per trovare queste notizie posso assicurarvi che è stato difficilissimo. So per certo esclusivamente che Spagna, oltre ad aver cantato Quella carezza della sera, che non è soltanto una canzone che aveva partecipato a un disco per l'estate di tanto tempo fa, ma è anche il suo singolo di successo di quell'anno, come cover canterà anche un'altra canzone, che è quella di Albano, che si intitola Nel sole. Va bene, comunque, a vincere la categoria Big con Nel sole e anche Quella carezza della sera sarà Spagna, proprio lei vincerà il disco per l'estate fra i Big di quest'anno. Per quanto riguarda le nuove proposte, sono soltanto 3 le nuove proposte e ci saranno un certo David, di cui non sappiamo niente, non ho trovato niente, né essendo un nome di battesimo così semplice non ho trovato assolutamente niente di lui, quindi non so dirvi quale canzone cantasse. Ci saranno anche i 19 che canteranno Storia d'amore e poi Paolo Meneguzzi, che si presenterà con una canzone che si intitola Mi sei mancata e che vincerà proprio la categoria nuove proposte del disco per l'estate del 2001. Le vecchie edizioni della manifestazione verranno ripercorse tramite vecchi filmati di repertorio fra i personaggi del mondo dello sport invitati a commentare le immagini più buffe. Ci sarà Lea Pericoli, Giacomo Agostini, Ciccio Graziani, Marcello Guarducci, Vincenzo Maenza, Pietro Mennea, Gianfranco Rosi. Fra gli ospiti internazionali ci sarà Diane Warwick e anche Grace Jones.
il disco per l'estate, quindi viene trasmesso a Canale 5, ma viene trasmesso in diretta radiofonica anche da Radio Dimensione Suono. Questa è la storia del disco per l'estate del 2001. E trovare le notizie su questo disco per l'estate del 2001 è stato ancora più difficile di sempre, veramente, talmente tanto che rimango ancora nel dubbio, che non sono ancora proprio sicurissimo se tutti gli artisti li avevo nominati, se ci sono proprio solo questi. È stato difficilissimo questa volta. La cosa, diciamo, che più può interessare sono i vincitori, che almeno quelli, per fortuna, insomma, sono riuscito a sapere almeno chi l'aveva vinto, chi l'aveva presentato, dove, quando e perché, però in maniera molto superficiale, purtroppo. E questo ormai siamo alla fine, succederà anche per le altre due edizioni, forse l'ultima un po' più approfondita, proprio perché è l'ultima e allora ci sono dedicati un pochino di più, ma veramente già diverse edizioni che sono molto molto superficiali, ecco, nella spiegazione, purtroppo. Come superficiale sarà anche la classifica dei dischi, perché non esce compilation, gli artisti cantano cover, ci sono in circolazione dei dischi, appunto, che loro appunto presentano nuovi, in classifica non c'è praticamente niente del disco per l'estate, tranne un disco che sarà quello al numero 9, cioè Gigi D'Alessio, l'intero album Il Cammino dell'Età, che sarà il nono album più venduto di quell'anno fra gli artisti che si presentano appunto al disco per l'estate del 2001. Non posso dirvi di più. Forse una cosa posso aggiungere, però, che potrebbe essere curiosa: il voto per votare i vincitori del disco per l'estate, mettono su una giuria di giornalisti che voteranno, al voto dei giornalisti viene sommato gli SMS che vengono inviati da telespettatori a casa, e in questo modo appunto proclamano il vincitore del disco per l'estate, ma proclamano anche la canzone più bella in assoluto di tutte le estati del disco per l'estate in 37 anni, grazie alle cover degli artisti appunto in gara. Voi lo sapete qual è la canzone più bella di 37 anni del disco per l'estate? Niente da fare, neanche quello ci dicono. E pensa che il tema era proprio quello, era proprio la canzone, assolutamente la manifestazione era dedicata alla storia, alle canzoni più belle del disco per l'estate, e nessuno sa quale sia stata la canzone. Comunque va bene, al di là di tutto questo, almeno ci portiamo a casa Spagna, che appunto vince fra i big, proprio con una cover. Ma non è la stessa cover che poi è la preferita, non è così che funziona, assolutamente no. C'era una gara a parte per questo, cioè un voto a parte per le cover e la canzone più bella della manifestazione, e non sappiamo quale sarà. E poi va bene, abbiamo scoperto che c'è un esordientissimo e l'arrivo di un Paolo Meneguzzi al disco per l'estate. Questo è quello che succede al disco per l'estate. Allora, io chiaramente, come faccio ogni volta, anche in questo caso, da fare un bel lavoro, perché nella serie spin-off del disco per l'estate ho da dedicare proprio due vlog di scheda a coloro che il disco per l'estate lo vincono, in questo caso Spagna. Devo dedicare appunto un intero video vlog alla storia di Spagna, che sarà lunga quanto la nazione, proprio perché la storia di Spagna è veramente lunghissima. Sarò curioso anche di farla, chissà quante cose scoprirò, però insomma sarà un vlog molto lungo, quello dedicato a Spagna. E poi dedicheremo anche in quel caso lì, proprio piccolino non sarà, perché relativamente anche a tutti i suoi successi all'estero, io credo proprio che anche il vlog dedicato a Paolo Meneguzzi sarà un vlog veramente molto ampio. Ci sarà da divertirsi nella serie spin-off del disco per l'estate. Vi ricordo che nel mio canale c'è l'intera serie del disco per l'estate raccontata un'edizione per volta, e in ogni vlog c'è proprio l'intera playlist della storia del disco per l'estate dal 64 al 2003. E vi ricordo che c'è anche l'intera playlist dedicata proprio agli artisti che questo festival lo vincono, con schede dedicate proprio ad hoc sulla loro carriera e sulla loro vita artistica. La playlist in questione si chiama Storia di cantanti e musicisti, andate pure a vedere, ci sono tantissime storie sugli artisti, non soltanto quelli che hanno vinto il disco per l'estate, mi sono un po' allargato anche su altri. Se vi fa piacere anche a me se vi iscrivete al canale, io vi aspetto la prossima volta. Ciao da Ale.